Monopoli voleva entrare nella storia di questo campionato al Ceravolo come prima squadra ad uscire in denne dallo stadio del Catanzaro. In realtà entra nella storia per la sconfitta più pesante della storia del calcio biancoverde, insieme a quella subita a Messina nella stagione 85-86, una sconfitta a Barletta in Serie D nella stagione 71-72. Finisce 6-0 per il Catanzaro. Monopoli in campo con Vettorelli in porta, difesa 4, con Mulè, Drudi centrale, Viteriti e Bizzotto esterni, mezzo al campo Amelili e Vassallo con Manzari e Gianotti esterni, in attacco Fella e Starita. Dopo appena 35 secondi il Catanzaro va in vantaggio, errore da parte di Drudi, Iemmello si presenta solo davanti a Vettorelli e lo batte con uno scavetto. Monopoli prova a reagire, al quarto un tiro di Giannotti termina fuori. Dopo due minuti e il sesto minuto è Manzari che cerca una conclusione con il mancino, pallone che non si abbassa abbastanza e termina alto. Viene ammonito Bizzotto che così salterà la partita contro il Monterosi perché era in diffida. Al diciottesimo cross di Starita respinto da Situm. Al ventisesimo Iemmello per Biasci, grande intervento di Vettorelli che salva momentaneamente il risultato, ma al ventinovesimo il Catanzaro raddoppia, cross di Iemmello da destra, colpo di testa di Van de Putte che coglie in controtempo Vettorelli ed è 2-0 per la formazione calabrese. Al trentanovesimo contropiede del Monopoli condotto da Viteriti che serve Manzari, Manzari termina a terra per un fallo, però l'arbitro non fischia. Al quarantesimo un destro di Giannotti sfiora il palo, alla 44esimo Starita per Manzari anticipato da Scognamiglio in extremis, al 45esimo Iemmello per Sunas, diagonale che termina a lato, ma ci sono le proteste da parte dei giocatori del Catanzaro e del pubblico per un fallo di Bizzotto su Ghion. Andiamo al secondo tempo, dopo praticamente 20 secondi il Catanzaro trova il terzo gol con Biasci che la piazza nell'angolino sulla sinistra di Vettorelli. Secondo tempo da incubo per il Monopoli, al quinto destro di Iemmello respinge Vettorelli, poi Biasci conclude al lato. Al settimo provvidenziale chiusura di Bizzotto su Sunas, ma era in fuorigioco Scognamiglio, poi sull'azione successiva destro respinto da Vettorelli. Al dodicesimo gol annullato a Biasci, poco male per la formazione di casa perché al quindicesimo Van de Putte trova il gol del 4-0 su assist di Biasci. Al sedicesimo ci prova Starita con un diagonale salvato da Fulignati, al trentatreesimo è Santaniello è entrato da qualche minuto che colpisce il palo cercando il pallonetto sull'uscita di Fulignati. Al 35esimo arriva il quinto gol del Catanzaro con Iemmello che deve spingere soltanto in rete praticamente da due passi. Al 38esimo arriva anche il gol del 6-0, un gran gol da parte di Brignola che si alza il pallone e poi conclude a volo sotto la traversa. Ci prova Bussaglia al 43esimo con un sinistro deviato da Fulignati in corner, Catanzaro che va anche vicino al settimo gol con Iemmello Mello da due passi salva Viteriti su un pallonetto di Situm. Finisce così 6-0, Monopoli che deve immediatamente ripartire in vista del match di sabato contro il Monterosi.